Sicuramente non si può mancare perché è la più importante rassegna in Italia. Lei prima accennava 71 imprese, credo che sia il numero più alto finora di imprese che hanno partecipato con la Camera di Commercio d'Avellino. Questo è un segnale forte, significa che le scelte fatte dalla Camera anche di sottolineare la sua identità, quindi lo stand Irpinia, che significa tradizione, significa l'affermazione di un brand. Perché noi dietro all'Irpinia vogliamo raccontare la nostra terra, che in questo caso è rappresentata dall'eccellenza più importante che è il vino, ma poi col passaggio all'Expo, che voi capirete, andiamo a raccontare anche tutto il contesto. 71 imprese fatte sia da piccole, da medie, ma anche di grandissime, il che la dice lunga sulla capacità di questo comparto di fare sistema. Molte volte si accusano le aziende di essere soliste, individualiste, invece questo non è. Quando all'impresa si parla in maniera chiara, trasparente, non con il politichese, l'impresa ti segue perché capisce che la scelta che fa l'istituzione è soprattutto nell'interesse delle imprese. Tra le altre cose, siccome la Camera è abituata a parlare senza intermediari e parla solo con le imprese, noi un mese fa ci siamo riuniti, abbiamo convocato tutte le imprese, le 70 imprese, ce ne erano circa 40-45 e ho detto: signori, c'è la possibilità, tra virgolette, di ritornare forse nel padiglione Campania, anche riconoscendoci tutta una serie di privilegi, eccetera, eccetera. Il 75%, in maniera anche forte, ha detto: indietro non si torna. Perché se noi abbiamo fatto l'anno scorso una scelta molto coraggiosa e molto rischiosa, però quella scelta poi ci ha dato grandi risultati in termini di visibilità, di riconoscimento del marchio, ma soprattutto di distinzione tra un fiano fatto ad Avellino e un fiano fatto nel Cilento o un rosso Taurasi nostro con altri rossi, questa cosa, scelta coraggiosa fatta dall'anno scorso, sta producendo chiaramente risultati. Assolutamente non si torna indietro, è stata quasi un'imposizione, andiamo avanti nello stesso spazio. Ho detto: guardate che oggi ne siamo molti di più, ci sacrifichiamo. Sacrificare significa che loro, proprio per mantenere forte il sistema, molte aziende stanno nello stesso box, lo condividono. Questo per dire, portiamo tutti al Vinitaly come sistema, non lasciamo nessuno fuori dalla porta. E questo è molto bello e chiaramente noi come struttura camerale non possiamo che seguire queste indicazioni. Tutto il resto è fantasia e sono poi i soliti fuochi di artificio di persone che si ricordano del Vinitaly, della filiera del vino in Irpinia, solo quando bisogna comunicare che è arrivato il Vinitaly. Io non faccio polemiche né con la Nugnes, non ho manco il piacere di conoscere, però ho fatto l'esempio di prima che l'impresa hanno deciso di rimanere distinti. Poi c'è un fatto meramente, squisitamente organizzativo. Noi quando stavamo al padiglione Campania eravamo 900 metri, oggi abbiamo 2000 metri. Il padiglione Campania non ha proprio le condizioni per darci 2000 metri, per cui se oggi abbiamo 2000 metri è perché abbiamo fatto quella scelta, anche finanziariamente onerosa da parte delle Camere, e che permette di ospitare 71 aziende. Se rimanevamo dove stavamo, nel padiglione Campania, più di 50 aziende non ne potevamo portare. Quindi la nostra filosofia è: l'impresa prima di tutto. Se l'impresa ci dice quella è la direzione, noi la seguiamo, poi il politichese, le conferenze stampa, le prime pagine, insomma, ci interessano veramente poco perché noi dobbiamo rispondere a chi paga il diritto annuale, quelle sono le imprese. Ci interessa veramente pochissimo questa cosa. Ogni classe dirigente, ogni impresa, ogni cittadino, ogni sindaco diventa responsabile e artefice del loro territorio. Se qui ad Avellino abbiamo una classe di dirigente, ma di cittadini che hanno a cuore il concetto di ambiente, di tipicità, di conservare il territorio, insomma, è il consumatore che dice chi fa bene e chi fa male. Quindi, a maggior ragione, con la scelta identitaria dell'Irpinia, sempre da portare avanti ovunque, noi abbiamo abbracciato una filosofia non solo economica, ma anche di vita, di qualità della vita. C'è molto da lavorare, perché chiaramente un evento così eccezionale, di portata veramente enorme, comporta chiaramente anche una sorta di
riorganizzazione anche progettuale di chi, perché noi oggi abbiamo avuto tante manifestazioni di disponibilità, di interesse, eccetera, un poco più difficile la proposta meramente progettuale. Ci stiamo lavorando, i nostri tecnici stanno riunendo in continuazione sindaci, comunità, associazioni, proprio per arrivare ad un programma dell'Irpinia all'Expo unico, definitivo e soprattutto non banale. Perché poi la banalizzazione è quella che poi va a uccidere il concetto di Expo, che deve essere comunque una vetrina dove noi presentiamo il meglio delle eccellenze, il meglio della qualità, il meglio delle nostre storie imprenditoriali. Noi abbiamo dato spazio a tutti, daremo spazio a tutti, chiaramente ci sarà un termine ultimo e limite entro cui per motivi tecnici non possiamo andare, perché rischiamo di essere in ritardo su tutti. Non siamo fiscali, chiaramente chiediamo a tutti il rispetto del concetto di gruppo. Riteniamo che chi fa fughe in avanti o comunque solo comunicazione senza contenuti si assume la responsabilità di una scelta che chiaramente non possiamo condividere. Il nostro programma, quando sarà pronto, verrà presentato a tutti quanti voi insieme ai protagonisti che ne fanno parte. Poi il resto, tutti quanti sono grandi e vaccinati per assumersi le proprie responsabilità. Io credo che non chiudiamo con meno di 70 eventi, per cui considerate 90 giorni, 70 eventi, insomma stiamo a full, non, rischiamo di non sapere più dove mettere le situazioni.